Rosario di Lernia era, e non credo di sbagliare, un simbolo del calcio piemontese. Un uomo che non ha mai giocato nella massima serie, ma che è stato veramente una pietra miliare, specialmente in provincia di Torino e in provincia di Cuneo. Un uomo che ha dato di sé al Prato tutto quello che poteva dare, sia come calciatore, ma più che altro come uomo. Un'umanità incredibile, una voglia incredibile di aiutare i giovani, una voglia incredibile di aiutare un calcio dilettantistico che ha mille problemi. Ecco chi era l'amico di Lernia, era il calcio piemontese minore. Beh, diciamo che questo triangolare è stato un triangolare fortemente voluto dall'associazione ex calciatori, di cui di Lernia era membro del direttivo, ed è un evento molto bello, perché è un evento che peraltro è perfetto per quella che era la figura di Lernia, un gol che unisce, quindi nemici che diventano amici sul campo pur con la voglia di vincere uno contro l'altro. E questo vale per il Toro e la Juve, vale per magistrati e avvocati. Se andiamo a vedere, abbiamo veramente le contrapposizioni a braccetto su questo campo. È un evento molto molto bello, i cui proventi, tra sponsor, tra offerte libere che spero siano significative, andrà a beneficio dei bambini, di un'associazione che ha a cura i bambini sfavoriti, oserei dire, i bambini infelici della Regina Margherita. Ricordando di Lernia, credo che ricordare insieme a lui, ricordare due uomini come Giorgio Ferrini e Gaetano Girea attraverso le loro mogli sia veramente una chiusura del cerchio di una giornata meravigliosa. Due madrine che rappresentano la storia dell'una e dell'altra squadra. Beh, il rapporto con l'Accademia del Calcio è qui in campo, cioè nel senso che senza l'Accademia del Calcio, che si è presa il badò di organizzare il tutto e l'ha organizzato nel migliore dei modi, certamente non avremmo vissuto questa giornata, per cui all'Accademia del Calcio va un ringraziamento enorme di tutti noi che oggi siamo qui. Hanno fatto un lavoro meraviglioso. La solidarietà, come hai detto te, passa attraverso il calcio, però onestamente la solidarietà va fatta solo per le persone che lo meritano, e Salvatore era una persona che lo meritava perché era un gran bravo ragazzo. Sono molto contento e molto felice di essere qua. Noi qui oggi siamo in rappresentanza di quello che in effetti hanno rappresentato i nostri mariti in tempi non più così vicini, però credo remoti, ma credo che abbiano lasciato anche loro un segno indelebile in tutti i tifosi, non solo del Torino, della Juventus, ma in generale. Due personaggi che hanno interpretato lo sport, quindi il calcio, sotto una veste veramente indescrivibile, quindi piena di valori che in questi momenti credo vengano un po' a mancare, e per quello che ci mancano veramente tanto. L'evento per ricordare Rosario, che purtroppo è scomparso da poco, persona squisita. Io non lo conoscevo benissimo, però era decisamente, da quello che mi hanno raccontato i suoi amici, una persona veramente straordinaria, e quindi mi sembra giusto ricordarlo, anche perché è un'occasione per noi, alcuni suoi ex compagni e noi amici, di ritrovarsi, che è un periodo di tempo che non ci vediamo, quindi diventa anche un'occasione per ritrovarci, oltre che per ricordare Rosario. Beh, alla Juventus ho fatto direi abbastanza, nel senso che prima sono partito nel settore giovanile facendo 7-8 anni, poi ho fatto la mia carriera fuori e poi sono ritornato da allenatore del settore giovanile per un'altra decina d'anni, quindi c'ho il marchio e lo scudetto bianco-nero. Volevo fare un ringraziamento all'Accademia del Calcio che ha sponsorizzato questo evento. Grazie e buon divertimento a tutti. Dall'Accademia del Calcio, in memoria dell'amico Rosario di Lernia, che spesso e volentieri siamo incontrati durante le partite, durante i tornei nella provincia di Torino e dintorni, abbiamo fatto amicizia, e alla triste notizia la famiglia ci ha dato questo incarico e noi l'abbiamo accettato molto volentieri.
Rosario era soprattutto un amico di tutti quanti, nella regione molto conosciuto, nell'ambito sportivo di Torino e provincia molto conosciuto, ma soprattutto una persona di cuore, perché era sempre disponibile, era sempre attento ed era, ripeto, un amico, e quindi io subito ho accettato senza pensarci due volte. Nel senso, lo scopo principale è quello di ritrovarsi, e grazie al pubblico e grazie alla collaborazione di tutte e tre le squadre che hanno partecipato, facciamo una raccolta fondi per la Fondazione Forma di Torino, dell'ospedale Gina Margherita. Sono molto contento perché le signore Ferrini, la signora Ferrini e la signora Madrina hanno accettato questo invito per questa partita di solidarietà, essendo loro anche del territorio di Torino e amiche di queste tre squadre che giocano.